Esprimiamo le condoglianze alla famiglia di Livio Caponi, che è stato anche un dipendente di questo ente, che è venuto a mancare in questi giorni. Negli ultimi anni aveva organizzato la gara ciclistica, che da più di 70 anni si svolge con il GS IFA qui a Cerreto Guidi. Poi volevo aggiornarvi su alcune cose importanti. Allora, si è concluso il percorso del Maggio Musicale qui a Cerreto. C'è stato un evento lunedì scorso con il quale alcuni musicisti del Maggio Musicale sono venuti sul nostro territorio. Ed è stato un bel progetto perché ha coinvolto tutti i comuni della città metropolitana e ad ogni comune era stato chiesto come partecipare a questa cosa. Le avevo detto anche nello scorso consiglio. E la prima cosa che avevamo chiesto era che i ragazzi delle nostre scuole potessero partecipare ad un evento a settembre circa 50 ragazzi della scuola media sono partiti col pullman è venuto a prendermi per andare alle prove della Traviata, quindi hanno visto in diretta una prova al maggio e credo che per loro sia stata una bella esperienza. Dopodiché l'evento di lunedì è stato bello perché in questo caso invece sono i musicisti del maggio che sono venuti a Cerreto e come l'hanno fatto a Cerreto si sono spostati e si stanno spostando per gran parte del territorio di tutta l'area metropolitana, andando anche in realtà non canoniche nel senso, non nei teatri o in luoghi dove di solito si fa musica, ma trovando la disponibilità insomma del territorio. Per cui per Cerreto è stata una bella cosa, nonostante fosse di lunedì c'erano tante persone che hanno ascoltato due soprani, un basso, più il musicista per tutta la serata. Poi mercoledì sera c'è stata una serata a Sabbia in cui abbiamo chiesto agli enti preposti un aggiornamento su quello che in gergo viene definito tubone, che è tutto il processo di depurazione che investe per quanto ci riguarda l'area del padone di Fucecchio. Un'altra comunicazione legata al programma della Via dei Presepi, poi ci ritorno quando c'è il punto all'ordine del giorno, che prenderà il via l'8 dicembre alle 3 del pomeriggio, verrà fatta l'inaugurazione ufficiale e poi per tutte le domeniche fino al 13 gennaio. Quest'anno abbiamo aperto ancora di più all'organizzazione e alla promozione di questi eventi. Altre associazioni in aggiunta a quelle che da sempre, da quando è nata questa via, promuovono e organizzano in maniera tale da essere ancora di più distribuiti su tutto il territorio, per cui già da domenica prossima, 2 dicembre, ci saranno eventi a Sabbia. Notizia di questi giorni, abbiamo all'interno dell'Atrio la presenza di una piccola isola ecologica, ma credo molto importante perché risponde a un'esigenza di tanti cittadini che ci chiedevano un contenitore per portare gli oli esausti domestici, cioè quelli che vengono da cotture, fritture, eccetera. In questo caso spesso succedeva che questi oli venissero buttati direttamente ovviamente nelle fogne, no? E sappiamo quanto questo sia causa di inquinamento. Allora, aver portato un contenitore insieme ad Alia nell'atrio comunale fa sì che la vicinanza, insomma la comodità anche di venire, ovviamente non possiamo portare, e sta anche a lui comunicare bene, non si tratta di portare grossi contenitori, si tratta di metterlo in bottiglie per poi ovviamente portarlo direttamente qui. Un'altra notizia è che si sono conclusi due concorsi per un D di area tecnica che da lunedì entrerà poi il ruolo e quindi vi facciamo anche un grande in bocca al lupo perché sono passati tanti anni da quando l'ente non ha potuto fare concorsi e rifare un concorso dopo quasi 10 anni è stata anche una bella impresa che ha coinvolto tutto l'ente, ha coinvolto tanti dei nostri dipendenti comunali. Mentre si è concluso in questi giorni l'altro concorso per il 3C e la graduatoria è stata pubblicata ieri sul sito, quindi la graduatoria a questo punto è pubblica e poi questi tre amministrativi prenderanno servizio ovviamente in base poi ai vincoli di finanza pubblica, all'organizzazione che segue la nostra programmazione. L'altra notizia importante riguarda un progetto legato all'efficientamento energetico che era stato
progettato mesi fa, partita questa progettazione l'anno scorso, che riguarda il palazzetto dello sport. Perché riguarda questo? Perché intanto sull'efficientamento abbiamo lavorato per la scuola media ed è in corso di fine lavori, diciamo così, intervento che era stato legato ai fondi Kyoto, e su questo poi a fine dicembre faremo anche una comunicazione su come si sono svolti i lavori, i benefici che porta questo lavoro, eccetera, in occasione poi del collaudo finale. Ma l'altro progetto che ora è in gara è legato alla sostituzione degli infissi. Queste erano le due cose che erano partite. Un progetto importante che prevedeva il palazzetto, perché? Perché prevedeva la sostituzione della copertura con pannelli fotovoltaici, cappotto termico, eccetera. Questo progetto, al quale ha lavorato l'assessore Buti, i nostri uffici, che comunque ha comportato anche una progettazione importante, perché quando si vanno a toccare edifici così grandi, cioè si toccano poi importi anche importanti, che avevamo inserito priorità anche nel bilancio, è uscita la graduatoria proprio in questi giorni dal Forfest 2014-2020, e siamo in graduatoria come contributo ammissibile, come contributo assegnato. Quindi riqualificazione palestra di Cerreto 484.000 euro, 226,26. Quindi in questo caso abbiamo ottenuto un finanziamento di circa metà dell'importo richiesto, perché l'importo era, il costo totale dell'intervento, 845.000 euro. L'altra parte deriva dal GSE, quindi il conto termico, per il quale avevamo fatto nei mesi precedenti la prenotazione, che era stata accolta. Quindi faremo le verifiche per capire se questo è ciò che serve per andare in gara, e in maniera tale poi da partire. Poi faremo anche un comunicato specifico su questo per rispiegare il percorso fatto, il tipo di progettazione, i benefici che porterà e anche i canali di finanziamento. Però credo che sia importante, perché anche su questo significa insomma, la conferma che a forza di progettare, di inserirsi in questi tipi di bandi, ecco, ogni tanto dei risultati ci sono. Punto numero 2. Approvazione del manifesto contenente linee guida per il futuro del Montalbano proposto dai comuni facenti parte del patto del Montalbano. Allora, nel delibera c'è scritto un po' l'iter, il percorso che è stato fatto in questi anni da tutti i comuni, che prima con un protocollo d'intesa, poi appunto con il patto siglato qualche anno fa, hanno lavorato in questi anni insieme per promuovere tutta una serie di azioni. Quindi invito Paolo Pelli, assessore all'agricoltura, che ha seguito, e insieme a Paolo poi Alessio Tanguarelli, che spiegheranno l'iter per arrivare fin qua e poi cosa dice questo manifesto. Buonasera a tutti. Saremo sintetici, perché allora facendo una storia abbastanza recente dell'accordo, tralasciando quello che è stato prima, alla fine degli anni 90, arriviamo al 2016, al febbraio del 2016, quando 10 sindaci, comuni di Capraia Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Foggia Caiano, Quarrata, Serravalle e Vinci, hanno deciso in qualche modo di mettersi insieme e di pensare un progetto che interessasse tutta l'area del Montalbano in ogni sua fattezzatura, dal punto di vista dell'agricoltura, del turismo, della natura, della piccola impresa, di tutto quello che può stare dentro ad una zona particolare e molto bella come questa, culturale, storica. Basti pensare che sul Montalbano c'è un percorso che riconduce certamente ai Medici, partendo dalla Magia di Quarrata, salendo su
al Parco Reale, scendendo alla Villa Medicea di Cerreto, quindi andando verso Tabia, dove appunto anche lì sul Padule, come dire, i medici ha avuto la loro importanza. Quindi, ecco, a seguito della firma di questo patto, il tutto è stato, come dire, affidato all'Università di Firenze. Perché? Perché prima bisognava capire di cosa si parlava, che cos'è in termini naturalistici, paesaggistici, agricoli, ambientali, quello che uno gli viene in mente, di recezione, tutto quello che può essere una fruizione di questo ambiente. Ovviamente le sensibilità sono aumentate, le attenzioni sono aumentate, la consapevolezza di vivere come noi abbiamo la fortuna di vivere in una zona effettivamente bella, e quindi tutto quello che comporta il mantenimento e addirittura il miglioramento di quest'ambiente. Quindi, andando avanti nella storia molto, molto recente, questo studio fatto appunto dall'università, e qui mi piace ricordare che ci hanno lavorato dei ragazzi, dei giovani laureati e laureandi, quindi è come dire, questo lavoro è frutto di giovani, non è frutto di gente ormai affermata. A seguito di questo affido, diciamo, di questo lavoro, il tutto è confluito nelle due giornate di Quadrata. Non so se qualcuno di voi ha partecipato. Eravamo nel gennaio del 2017 alla Magia di Quadrata, c'è stata questa due giorni interessantissima in cui sono intervenuti tutti gli attori possibili che hanno a che fare con Montalbano. Sono da semplici cittadini a volontari, ambientalisti, agricoltori, tutti quelli che hanno a che fare col turismo, con la cultura, accoglienza, ristoratori, tutto quello che vi viene in mente. Ambientalisti, non so se l'ho già detto, ma l'ho detto. Ecco, in queste due giorni, che è stata una giornata molto partecipata, veramente, perché anche la domenica dopo, pur essendo appunto domenica, c'era gente. Che cosa è successo in pratica? Sono stati fatti dei tavoli, 8 tavoli. Ognuno di questi tavoli parlava e si buttavano là delle idee che avevano a che fare con i vari argomenti. Tutto è stato rimpacchettato, ora ve lo dico molto bene, è stato ridato a questo gruppo, diciamo, dell'università. Ne sono uscite delle linee guida, tra virgolette, grezze. Queste linee guida sono state poi portate in commissione, per quanto ci riguarda è stato portato in commissione nostra, quindi poi sono state, come dire, redatte, appulito, e è venuto fuori quello che è questo manifesto. Questo manifesto non vuole essere altro che una... Come? Ah no, pensavo... questo manifesto non vuole essere che altro che uno strumento che in qualche modo questi 10 comuni mettono a disposizione delle amministrazioni che ci stanno. È uno strumento di lavoro per i prossimi anni, per il futuro, e che ha, come dire, ha un ventaglio di occasioni e di opportunità che comunque restano. Quindi 10 comuni sono all'approvazione di questo documento. Ora io passerei la parola a Alessio, in quanto Alessio già dal 2016 ha lavorato materialmente a questo progetto, quindi sicuramente meglio di me sarà in grado di raccontare delle cose. Vai, grazie Alessio. Grazie a te. Sì, c'è qualche cosa,
qui alla fine vedrò un po' quello che, sì, sì, vabbè, che ha già detto Paolo. Lavorato e quando alla fine c'è, cioè, comunque un ritorno, in realtà è stata un'attività di ricerca nel quale sono stato coinvolto e nel mio percorso di studi è stato utile a creare, diciamo, il mio curriculum universitario. Quindi alla fine è così. Magari si può. Sì, si spende. Sì, sì, non mi ricordo. Dai, a buio un po'. Ale, va bene così? Sì, basta. Un po', basta. Sì. Vabbè, no, quindi dirò alla fine davvero quello che ha detto Paolo, è appunto perché pure questo progetto si è collocato nel mio percorso di universitario, quindi ho avuto modo di fare ricerca in questo momento, nel contesto dei 10 comuni, ci ho fatto una tesi anche sopra, e ho curato poi alla fine quella che è stata la pubblicazione della 2 giorni, quindi ripercorro le fasi, partendo un attimino da quello, da dove è partito tutto questo progetto. Nel 2014 sul territorio del Montalbano, su un versante e sull'altro del territorio, sono nati 2 comitati promotori, uno per il Via Distretto dalla parte di Carmignano e l'altro è un comitato promotore per il Parco Agricolo del Montalbano, invece nella parte di Vinci. Questi erano 2 comitati formati sostanzialmente da cittadini interessati a creare un progetto sul territorio. L'università per conoscenza, alla fine, che è stata intercettata da questi 2 comitati, ha iniziato a lavorarci subito insieme. E quindi li ha riuniti, tramite questi 2 comitati sono stati riuniti all'interno di uno statuto unico e da lì è nata l'associazione appunto per il distretto del Montalbano. Successivamente sono stati invece coinvolti poi anche i 10 comuni del territorio. E appunto hanno firmato questo l'intesa, questo appunto questo patto di intenti territoriale per fare in modo di fare un progetto integrato territoriale. E quindi si parte sì da dei soggetti specifici come quello può essere l'associazione, però in realtà è stato un momento in cui il territorio intero del Montalbano era in fermento e nutriva un determinato interesse verso uno scenario nuovo di sviluppo. E successivamente poi è stato aperto il laboratorio Montalbano all'interno del corso di pianificazione territoriale e quindi poi l'università ha iniziato a produrre materiale di ricerca alla fine, tramite workshop, seminari tematici, esami, tesi, quindi noi studenti, laureandi, laureati e così via, iniziamo a produrre appunto ricerca e questa ricerca, allora ci ho messo alcuni elementi spot, anche ripercorrendo quello che diceva Paolo, che questo qui è stato un territorio che è sempre stato unito, quindi si vedono nelle diverse fasi territorializzazione, se mi hanno permesso di vedere, nelle diverse fasi di territorializzazione che a partire dal periodo etrusco, che vale poi a quello medicio, si arriva in fondo che questo territorio è denso di reti, di connessioni, sia dall'una che dall'altra parte del crinale. E questo qui cozza un pochino, ma ad esempio l'ultima ricerca, grossa ricerca fatta sul Montalbano, che è quella dei Valdeschi, che in realtà a livello sociologico il crinale segna un muro un po', insomma, sostanzialmente, quindi che in realtà chi sta da una parte non conosce quello che sta dall'altra, sia a livello di comunità che a livello proprio di territorio. In realtà però la storia ci racconta una realtà differente, chiaramente compreso anche, come dice Ricordini, con chiaramente la vita medicia per l'ultimo step di territorializzazione, e si descrive come un territorio che è fortemente agroforestale, la sua grande componente è quella lì, al di là che poi esistono comunque diverse sacche comunque di industria, è composto, appunto, è costellato da questa città di villaggi, cioè la vera città del Montalbano, sono tutti l'insieme di borghi, insediamenti storici e così via, però intorno a sé ha tutto un coronamento appunto di grandi città, Firenze, Pistoia, Montecatini, Fuscecchio, Empoli e così via, e noi comunque
comunque sia anche nella quotidianità sentiamo, siamo influenzati insomma da questa, dalla presenza di queste due città, di queste città che stanno insieme. Come ogni territorio appunto è ricco di criticità e poi è ricco di patrimoni. Questo qui è un estratto del PIT, quindi il piano di indirizzo territoriale della regione Toscana, questa qui è una carta del patrimonio, interpretativa, chiaramente. Però si arriva a questa realtà qui. Criticità che possono essere risolte utilizzando il patrimonio locale, sostanzialmente. Da due giorni è stato un momento molto importante, si chiamava Montalbano in transizione, strategia e opportunità per il Montalbano, per il territorio del Montalbano. Ci sono stati questi 8 tavoli tematici, si è parlato di energia, istruzione, si è parlato di agricoltura, modelli agricoli, si è parlato di modelli turistici addirittura, e ci sono stata molto partecipata, è stato fatto questo grande lavoro e ci sono state circa 200 presenze di soggetti disparati, quindi la isolata dei cittadini, come diceva Paolo, cittadini, agricoltori, imprenditori, associazioni di categoria e così via, e best practice, cioè furono invitati anche soggetti che portavano diciamo una conoscenza. Quindi best practice e partecipanti si sono sostanzialmente ritrovati al solito tavolo e hanno discusso, o meglio, l'uno si sono inquinati nell'altro e sostanzialmente poi hanno arricchito quello che sono state le idee che sono venute fuori. Da ognuno degli 8 tavoli è stata fatta una sintesi di diversi punti, di punti in comune, cioè punti in disaccordo e magari punti, strategia comune da seguire, secondo un po' di quello che le idee che vengono fuori, di quello che veniva prodotto. E successivamente da questi 2 giorni è stata rimontata tutta insieme, è nata questa pubblicazione che la potete trovare qui sul sito online, è gratuita, e si chiama Territorio Rurale in Transizione. La curatela è stata chiaramente dalla professoressa Daniela Poli, che in tutto questo progetto si è collocata come coordinatrice scientifica, quasi tutto sia da 2 giorni, ma anche ha conseguito la costruzione dello statuto dell'associazione, insomma, così via. La pubblicazione è composta da una prima parte di quadro conoscitivo, quello che è successo all'interno degli 8 tavoli, quello, le conoscenze che hanno portato le best practice all'interno degli 8 tavoli, e poi in ultima parte 10 pagine di quello che è appunto poi nato come manifesto per il futuro del mondo albano. Questo strumento, quest'ultima parte poi è stata successivamente data ai sindaci del patto. Dai sindaci del patto l'hanno ridiscusso all'interno delle singole commissioni ambiente, quindi poi tutti i cambiamenti, tutti gli aggiustamenti vari sono stati reinseriti in un documento unico e finale, che è quello appunto di stasera. L'anima, ora qui si rientra un pochino più nella nostra condizione, io penso che anche Paolo condivida il fatto che, e anche Valda che comunque era presente nella commissione, alla fine questa regola, che questo progetto doveva essere fin dal principio partecipato e discusso nella maniera più aperta possibile, è stata una regola che io credo alla fine si sia rispettata anche all'interno della commissione ambiente stessa. Comunque sia, ne usciamo alla fine soddisfatti. Anche perché diversi cambiamenti che sono stati fatti sono stati anche recepiti dagli altri 10 comuni in maniera abbastanza positiva. Che cos'è quindi alla fine il manifesto per il futuro del mondo albano? È una condivisione di linee guida strategiche, non è niente di più. Non è che oggi noi firmiamo un contratto a morte con il prossimo e ci leghiamo le mani. Sostanzialmente questi 10 comuni si accordano su 6 linee strategiche specifiche che spaziano un po' ovunque, dal modello di governance, dalla necessità di creare molta più sia innovazione che informazione sul nostro territorio. Questa qui è una cosa ad esempio che è uscita dal tavolo per quanto riguarda la didattica. Molto spesso i ragazzi e gli stessi genitori non conoscono alla fine ciò che accade sul loro territorio, o comunque ad esempio hanno perso diverse memorie locali.
sostenere e incentivare nuove tecnologie di agricoltura, comunque valorizzare il sistema agroalimentare locale, cioè ricreare dei mercati locali del cibo. Il cibo è stato ad esempio un tema che ha federato tutti e gli otto esauri, e sono stato un argomento molto interessante poi da affrontare anche in altre attività di ricerca. Chiudere i cicli energetici, che possono essere quelli di un'azienda, quelli che possono essere di un tessuto industriale, quelli che possono essere di un metabolismo urbano completo alla fine. L'adeguamento ad esempio degli strumenti urbanistici, prevalentemente facendo riferimento al piano paesaggistico regionale, ma in realtà poi questo qui è uno spunto appunto nel nostro piano strutturale intercomunale. È stato ad esempio lo spunto per rispondere a delle domande, dei problemi comuni degli agricoltori per quanto riguardano le normative sugli annessi agricoli e così via, sulle diverse possibilità che ogni soggetto ha. La parte turistica e culturale, magari reinventata in una maniera differente. Concludo, in 3 punti e basta. Quindi alla fine questo qui è un documento che non produce obiettivi e azioni. Questo qui è un documento che ci è utile solamente a sviluppare degli scenari strategici di sviluppo territoriale, sostanzialmente. Alcuni esempi. Dove può arrivare ad aiutarci? Può arrivare ad aiutarci nel caso di comune, comunque un raggruppamento dei nostri 10 comuni, o meno di questi 10 comuni, volesse partecipare a dei PIF, quindi dei progetti integrati di filiera, dei PIT, progetti integrati territoriali, oppure dei parchi agricoli. I progetti integrati territoriali hanno regalato alla Piana Pisana un'area di soldi, attualmente con l'ultimo bando che c'è stato, e lì si sono messi insieme agricoltori, si sono messi insieme a Pilla e così via. E parchi agricoli, un esempio di parco agricolo è quello del parco agricolo di Prato. Dal Prato, da questo parco agricolo, da questo strumento di gestione del territorio è nata ad esempio la filiera Gran Prato, che è la filiera del grano, ok? Quindi uno va a Prato e riesce a trovare una filiera del grano e della farina, quindi locale. Quindi la considerazione finale è che questo qui è uno strumento che serve per immaginare uno sviluppo locale alternativo, e alla fine questo documento si basa su questi 5 elementi, quindi che sia partecipato, che abbia una forma, che sia partecipato tra i soggetti che compongono il territorio, che sia fatto in una forma integrata tra le attività che sono presenti sul territorio, affronta le problematiche comuni, quindi poi se si produce uno scenario di progetto si mira anche a risolvere, deve mirare a risolvere le problematiche comuni e valorizza chiaramente il patrimonio comune di tutti questi soggetti. Però l'obiettivo appunto deve essere poi quello che si riconnetta a diversa teoria, comunque teoria proprio didattica, che è quello di creare un nuovo valore aggiunto territoriale, con il quale puoi fare emergere i territori locali. Basta. Grazie. Siamo nel medio vallato, è un
c'entra proprio nulla a Montalbano, proprio assolutamente è un coso montuoso diverso. Noi proprio, infatti nel 99, quando noi abbiamo ricevuto dei soldi per rifare tutti i muri a secco che c'è sul versante di Luccio fino alla cima, i soldi l'hanno presi ma non l'hanno fatti per secco, non ne è potuto pregare meno. E in quelli erano 9 comuni, che sono gli altri 9 che sono veramente del Montalbano e che possono fare veramente per rifare, perché noi ad Arco Imola si rientra punta, è un'altra cosa, noi siamo di fuori da Montalbano. Ma vedete, geograficamente è così, c'è da dire, quando è finito il Montalbano è più un'altra cosa. Quando finisce il deserto di Sahara, invia i Bengasi dalla parte di là, ma chi se ne frega? Loro hanno pacchi di pace perché sono belli, sono bravi, ma non stanno in Montalbano. Non c'è altro di difetto. E se domani l'altro che si porta una nuova mozione per entrare in un coso del Monte Bianco, il parco del Monte Bianco, capisco, un capito che ci vedi. Questo lo fa un piacere a uno, ma chi se ne frega? Se gli aveva fatto piacere, entrava a fare consigliere comunale, il vice sindaco dava le dimissioni al consigliere, entrava subito al consigliere comunale. Questa è la cosa più bella del mondo. Poi basta, i piaceri alla gente, e sono finiti. Poi sono a fare le ore, poi finisce. Sono altri interventi? Allora, Mario. Sì. La stesura di questo patto si è passata in commissione e per quello che ci riguarda è un approccio positivo con dei dubbi. Positivo per quanto riguarda l'approccio sia sull'uso dei fitofarmaci, non sto a menzionare tutte le modifiche che avevamo inserito in commissione che ci fa piacere siano poi state recepite anche dalla stesura finale di tutti gli altri 10 comuni. Quindi da quel punto di vista lì siamo contenti, insomma, che siamo riusciti a essere parte attiva. Ci sono dei punti, c'è un punto però che non è stato recepito, questo ci dispiace un po' perché era, se ti ricordi Daniele, era un po' un punto importante per noi. Il punto voleva essere cercare di limitare la possibilità che questo patto e questo documento possa essere viatico per la costituzione di un'altra struttura. Faccio per farmi capire, un consorzio di bonifica di Montalbano, ecco, così in battuta per farmi capire, che questo patto, questo documento potesse essere viatico per poi fare un altro organismo di cui francamente i cittadini sentirebbero poco il bisogno, visto che la richiesta è sempre quella di sfrondare. Tant'è che eravamo giunti anche in commissione ad un punto condiviso, avevamo aggiunto all'articolo dove si parla dell'obiettivo di costituire un nuovo strumento, giungendo eventualmente alla costituzione di un nuovo organismo dopo un percorso condiviso e partecipato tra i soggetti, tutti i costituenti del patto, cioè almeno arrivarci dopo che era nata l'esigenza, cioè dopo che i comuni avevano già lavorato insieme, allora a quel punto c'era l'esigenza di magari, se le cose andavano bene, se i progetti funzionavano, l'esigenza di darsi una struttura. Questo dubbio ci resta, è un peccato perché noi vigileremo, qui ci sono un sacco di buone pratiche, speriamo che vadano avanti queste buone pratiche alla costituzione di un'altra entità. Questo, su questo vigileremo, cercheremo
tenere gli occhi aperti, ecco, che non sia, sarebbe diciamo il peggio, che alla fine si arriva alla costituzione di un altro organismo e le buone pratiche invece restano lettera morta all'interno dei nostri comuni, sarebbe il peggio. Trarre il peggio da questo documento. Lettera morta ai nostri comuni, io qui bisogna però che faccia anche un appunto, perché almeno in due dei vari punti che si stende in questo documento, l'amministrazione si troverà un pochino, permettetemi, in imbarazzo, perché sulla regolazione dell'uso dei fitofarmaci avevamo votato una mozione, fra l'altro non la nostra, ma quella presentata dal gruppo di maggioranza, dove almeno si chiedeva fosse fatta un'ordinanza, avevamo informazioni, noi chiedevamo informazioni tramite un'ordinanza sull'utilizzo, quello reale che consente la legge del glifosato e dei prodotti contenenti glifosato. Cosa che, a che mi risulta a me, correggermi se sbaglio, poi alla fine non è stato fatto qualcosa di pubblico per porre l'attenzione ai cittadini, almeno al rispetto della legge, perché purtroppo al di là dell'opinione sul glifosato non c'è nemmeno il rispetto della legge che già impone dei vincoli. Avevamo fatto un'altra mozione sull'incentivazione degli esercenti che utilizzano il quota-rendere, che è rimasta lettera morta anche quella, perché in commissione fu detto che c'era la necessità di trovare la maniera, il modo per avere questi incentivi. Purtroppo il tempo si scade, mentre qui si parla di ridurre la produzione dei rifiuti in modo esplicito. Quindi bene il documento, un po' più di attenzione da parte dell'amministrazione, noi non mancheremo di tornare all'attacco, visto che se verrà approvato questo documento, da questo punto di vista saremo anche più forti di questo testo e sì, penso che a quel punto si arriverà insomma a bomba. Faccio subito anche la dichiarazione di voto, quindi pur con qualche dubbio, con qualche dubbio, Maurizio, la parte positiva, la parte positiva secondo noi prevale e quindi noi voteremo favorevolmente. Facciamo un piccolo dubbio. Sono altri interventi? Partito. Allora, molto velocemente, non potremo intervenire sulla comunicazione del sindaco, ma ho sentito dire nella presentazione delle comunicazioni è stato fatto un incontro mercoledì, se non sbaglio, a Stabia. Io l'ho saputo il giorno prima, non ho potuto partecipare e mi dispiace, perché avrei preferito che della questione Fubone, in realtà il progetto della decorazione del regime della Val di Nievole e non solo, si discutesse anche nel Consiglio Comunale, e spero che lo si faccia, se non altro, prima della fine della legislatura, perché come Maurizio ne sa, forse gli altri consiglieri non lo sapranno, in questo Consiglio Comunale si è data una grossa attenzione rispetto a quel tema, anche e soprattutto sulle sollecitazioni che sono provenute dal nostro gruppo, perché se non fosse stato per il nostro gruppo, questo Consiglio Comunale quasi totalmente era all'oscuro e del progetto che non è iniziato oggi, anzi discute ancora, ma è iniziato addirittura nel 2004 con il protocollo d'intesa che si è modificato nel corso del tempo e che siamo stati costretti in qualche modo ad osservare molto da vicino, perché generalmente sia il passato amministrazione, non voglio dire questo perché non voglio dare responsabilità, però ci tenevano sostanzialmente all'oscuro. Ora su questo argomento abbiamo chiesto consigli comunali in seduta aperta, abbiamo fatto convegni. Ci farebbe piacere che almeno l'istituzione, il Consiglio Comunale, prima della fine della legislatura, facesse un punto su quello che è lo stato dell'arte di un progetto che allora si diceva poteva essere in qualche modo finanziato con qualcosa come 153 milioni di euro e che avrebbe interessato anche il nostro territorio comunale per quello che riguarda soprattutto certi interventi. Quindi faccio un appello al sindaco e al Consiglio Comunale che di questo argomento non si parli in una riunione fatta.
fatta ai circo a Stabia, perché io francamente non lo sapevo, non c'era, non lo sapevo, però preferirei che l'istituzione fosse coinvolta da questo punto di vista, perché nel 2005 furono sostanzialmente dette alcune cose, noi ce le siamo conservate in maniera piuttosto attenta e puntuale, che vorremmo ritirare fuori quando se ne discuterà in Consiglio Comunale e vedere che cosa è intercorso tra il 2005 e oggi. E effettivamente lette ora gli interventi di Damasco Morelli suscitano a dire poco dell'ilarità. Allora si disse, questo per bene che lo sappia, che era il primo giugno del 2005, si sarebbe appaltato l'intervento della collettazione delle fognature di Cedrovili entro la fine dell'anno. Era il 2005, siamo nel 2018 alla fine, quindi sono passati 13 anni da quelle promesse. E chiudo qui la questione, Tupone, non avrei voluto parlare, ma siccome è stato comunicato e è stato fatto un incontro, si vorrebbe che venisse fatto un incontro anche in Consiglio Comunale per parlare da un punto di vista istituzionale. Poi io non posso votare a favore di questo ordine del giorno, perché, anzi non di questo ordine del giorno, di questo manifesto, perché purtroppo insieme ad altri ho presentato e ho voluto che venisse discusso in Consiglio Comunale un appello che era quello dell'Associazione del Pio Distretto del Montalbano, datato 12 aprile del 2017, discusso non mi ricordo, mi sembra a maggio del 2017, in cui si chiedeva sostanzialmente il divieto immediato di uso del formulato commerciale contenente il glifosato sul territorio comunale, sul territorio del Montalbano. Ora, qui lo vedo molto, ma molto, diciamo così, annacquato questo punto, anzi direi che lascia molte perplessità, perché se lo vuole leggere dice attivare procedure per limitare l'uso dei fitofarmaci, quindi attivare procedure per limitare, non per vietare come chiedevamo e come non chiedevamo, sulla base di quello che non era neanche una nostra proposta, una proposta dell'Associazione del Distretto, è un prerequisito, quindi attivare procedure per limitare l'uso dei fitofarmaci è un prerequisito per il progetto futuro di servizio. Si tratta di mettere in campo azioni di governo, quali ad esempio la previsione degli strumenti di governo locale, appunto, come forma, di distanze minime adeguate da elementi sensibili per i trattamenti, insediamenti, strade, scuole, cioè non è assolutamente condivisibile rispetto a ciò che avevamo proposto al Consiglio Comunale e che ci è stato bocciato. Quindi io sono rimasto di quella posizione e non posso votare a favore di questa cosa, non la voglio dire tanto più lunghe perché si rischia di far tardi anche stasera, però questo è il punto di disprimere per il quale non voterò a favore di questo, anzi di questo manifesto che voterò contro. Grazie. Altri interventi? Nel frattempo io siamo disponibili a fare il punto della situazione come stiamo fatto l'altra sera in assemblea pubblica, ci mancherebbe, proprio per questo abbiamo invitato i soggetti che hanno invito viene sempre mandato, ci mancherebbe, però giustamente io telefono anche a me questa cosa, ci sta che si sia detto, i consiglieri hanno tutte le informazioni, chi come hanno tutti gli altri, però a me questa cosa di un cittadino era sul sito del comune, pensa un po', se effetti pure comunque, allora su questo verificherò di solito tutte le informazioni. Non sono granché digitale, ma prima di dire che mi dispiacerebbe che avessi saputo da altri e non. No, io l'ho saputo da un cittadino, ha detto guarda, c'è una riunione a Stabia. Di solito tutte le iniziative, dalle iniziative ai eventi, agli incontri, a tutto ciò che viene fatto, il pubblico questo verifichiamo, comunque di solito questa cosa deve essere allora verificata, in ogni caso l'incontro è pubblico come tutti gli incontri pubblici sono rivolti a tutti. Sono incontro di partito, incontro pubblico per tutti, chiunque voglia essere informato accede. Poi
se giustamente questo è un argomento che ha bisogno di essere approfondito, più che disponibile a invitare quegli stessi soggetti che sono venuti a Sabbia l'altra sera, si invitano anche in consiglio comunale e si chiede a che punto è il progetto, le varianti rispetto a quello che era il tubone di 20 anni fa, a che punto sono i lavori di consorzio fatti quest'estate e cosa prevede, perché a noi qual è l'obiettivo nostro, o meglio, l'obiettivo dell'amministrazione qual è? È quello che ci sia il massimo della depurazione, perché se si va in giro al padrone non importa gli esperti per vedere quello che c'è. Quindi l'accelerata che l'abbiamo voluto dare in questi anni, pur non essendo competenza diretta del comune, è quella di dire: siccome siamo stanchi di vedere quest'area che dovrebbe essere l'area tutelata, eccetera, eccetera, in queste condizioni diamo un'accelerata ai primi atti, e ora stanno facendo gli espropri per le azioni, perché poi verrà attualizzato in varie fasi, per partire. Poi, siccome io non sono un ingegnere idraulico, non ho le competenze, ma non è nemmeno le funzioni del sindaco, vigilare su questa roba e nemmeno dargli il parere. Ci sono chi ha progettato, chi ha validato e chi ovviamente ha finanziato. Sicuramente, siccome ci interessa, perché attraversa anche un pezzo del nostro territorio, io spero vivamente che questo possa essere il migliore dei progetti possibili relativamente alle condizioni attuali del nostro padule. Questo è quello che non posso è solo dire. Il padule, padule nel senso nostro confine, poi è molto più ampio, ti dico, per quello il che non è il posso, tubone, ma sono i tubone, ma io non posso dire per da dove nasce e dove finisce. Io posso in questo caso informare i cittadini di a che punto è questo progetto, e sono convinta che sia giusto anche, come tu dici, invitarli nei consigli. Quindi accolgo questa sollecitazione. Davanti. Scusate, bisogna andare via. Ok. No, intervengo sul punto perché le sollecitazioni che vengono fuori anche dagli interventi che mi hanno preceduto andrebbero fuori tema e non voglio uscire dal tema. Solo per dire questo, rispetto agli interventi, anche diciamo stimolato dagli interventi che mi hanno preceduto, che in un certo senso, nonostante la reazione di Udo, vanno nella stessa direzione e anche quella che è stata manifestata in commissione, sia dal collega Mariotti che dal collega Bruni, nel senso di dire ok sulla condivisione del principio di questo manifesto e sulla fine diciamo di valorizzare un'area, però l'ha rimarcato in maniera più incisiva Mariotti rispetto a Bruni in queste occasioni, ma era venuto fuori, però ovviamente non facciamo sì che questo manifesto diventi propedeutico alla creazione di sovrastrutture o piuttosto che quelli che usiamo definire carrozzoni che poi portano a spesa e nessun tipo di beneficio e finalità per il territorio. Mi sento di intervenire su questo per dire che appunto il voto del gruppo sarà sicuramente favorevole su questo manifesto nell'ordine di quelle finalità che stanno nel manifesto, e allo stesso tempo di ribadire anche il Consiglio Comunale, così come è stato detto anche in sede di commissione, che anche noi condividiamo l'approccio sotto questo punto di vista di chi mi ha preceduto rispetto al fatto che questo manifesto debba essere il punto di partenza per eventualmente discutere di come si valorizza quel territorio e eventualmente discutere anche in futuro di dell'eventuale necessità di avere strutture che debbano gestire determinati strategie, determinati canali di sviluppo e valorizzazione di quel territorio. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo rispetto al fatto che dal punto di vista dell'amministrazione ci debba essere una presa di responsabilità nell'attenzione rispetto alla valorizzazione e alla responsabilizzazione, e allo stesso tempo nella necessità che appunto questi passaggi non vadano nella direzione che poc'anzi anticipavo e che i colleghi hanno giustamente ricordato come precedentemente hanno fatto in commissione. E per quanto riguarda un aspetto sul quale mi volevo soffermare anche rispetto al punto, secondo me iniziare a ragionare di valorizzazione di determinata area, anche se probabilmente nella finalità non è, e questo mi riallaccia a quello che diceva il collega Valentini, magari poteva essere nel manifesto di dialogo più forza determinate cose rispetto a come sono state indicate, va bene, però io penso che il fatto di attenzionare
con questo manifesto sul punto e sulla necessità di valorizzare un'area che è prevalentemente di interesse agricolo, immagino che debba essere anche il momento per far sì che su quella, sulle finalità sulle quali va a intervenire l'eventuale azioni future di quell'area debbano portare a un potenziale miglioramento sempre più incisivo rispetto a questa tematica che ovviamente preme anche al gruppo che rappresentiamo. Grazie. No, era solo per dire, dare un contributo a questa discussione che ritengo che sia un prodotto di un sacrificio di persone che hanno avuto l'onere e anche l'onore, secondo me, di lavorare a un progetto nel modo in cui si dovrebbe sempre lavorare. Questo perché, come ci ha spiegato sia l'assessore Feri che il collega Tanganelli, lì si va a creare, noi stasera siamo chiamati a discutere e a firmare una, diciamo, una proiezione di intenti. Non siamo a firmare un contratto che riguarda dei vincoli che sarebbero assolutamente limitativi oppure assolutamente espansivi delle nostre qualità e della nostra conformazione territoriale. Io invece segnalo, perché comunque nel merito è già stato molto completo come sempre il collega Tavanti, io segnalo semplicemente che ho visto un lavoro, a mio parere, per una volta fatto bene, nel senso che si sono unite delle forze di comuni diversi, comuni limitrofi, e insieme hanno creato un qualcosa che possa essere, signori, uno spunto per produrre un qualcosa insieme che crei un qualcosa di unito e di finalmente non architettato, non che da una parte ci sia un qualcosa di giallo, da una parte qualcosa di rosso, ma che tutto mantenga una, diciamo, una conformazione che sia il più possibile armonica. Io quindi ritengo che questo prodotto sia sicuramente uno sforzo, ma che sia importante. All'inizio l'avevo anche sottovalutato, onestamente, perché non essendo del mestiere, dicevo, madonna, ma questo coso, per leggerlo. Però, onestamente, ora che è stato presentato e c'è stato un percorso anche in commissione, nella commissione della Barbara Mazzolini, ritengo che sia stato fatto bene, fatto da tutti e recepito da tutti. E auspico che porti a qualcosa di positivo, anzi me lo auguro nell'interesse di tutti. Grazie. Io volevo intervengo per dire che abbiamo cercato di affrontare con molta serietà questo manifesto. Io personalmente gli ho dato subito un'importanza che secondo me che meritava, perché trovo che i documenti che partono dalle esigenze dei cittadini, perché le figure di partenza di questo manifesto sono stati gli imprenditori, gli agricoltori, le figure di cittadini che vivono su quel territorio, quindi aver raccolto un'esigenza territoriale e avergli dato una voce, se questo è il manifesto, è sicuramente già una garanzia di un futuro possibile risultato positivo. Quindi io quest'oggi ho cercato con la commissione di impegnarmi, c'è stato un buon dialogo anche tra le varie parti, trovo che sia anche, ci sia stata una discussione corretta, quindi abbiamo cercato tutti di comprendere cos'era il manifesto e dargli l'importanza che meritava, quindi sono anche soddisfatta poi del lavoro che ne è uscito fuori. Poi chiaramente siamo dovuti passare dagli altri comuni, però ecco, ho trovato anche positivo che anche gli altri comuni abbiano letto e accolto le nostre osservazioni. Io vorrei dare un consiglio a questo consiglio comunale. Portate il regolamento
per il coso. Una sollecitazione proprio dal coordinamento Terre Ripresenti di costituire un'associazione. A quel punto l'associazione Città dei Presenti sarebbe ovviamente un'associazione anche sovra regionale, nel senso in quel caso tutti possono aderire. Chi sono i tutti? Possono essere soggetti città, paesi, enti, comunità, associazioni, cioè un'estensione in maniera tale da essere ancora più rete e promuovere tutta una serie di azioni. Ovviamente la prima cosa è una cultura di pace, di solidarietà, che altrimenti è inutile stare in questa rete, e da lì promuovere tutta una serie di azioni che portano anche a una maggiore conoscenza dei nostri territori, anche in chiave turistica, cioè non solo, ma anche perché poi abbiamo visto il riflesso di questa rete è stata anche una conoscenza reciproca di tutti questi luoghi che sono appunto in rete. Quindi è una proposta che volevamo semplicemente accogliere, dicendo chiaramente è una bozza, quindi tutte le bozze possono essere modificate e non appena ci saranno appunto delle persone, degli enti che vorranno farne parte, si va avanti con la bozza di statuto e poi si farà anche questa associazione. Insomma, credo che sia un passo in avanti rispetto al percorso che fino ad ora è stato fatto. Se ci sono interventi su questo. Se non ci sono interventi si va a votazione. Consigliere Bruni si assenta. Quindi si va a votazione, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Oh no, me lo perdina sta volta. Guarda, me l'ho scritto delle cose, ma non è più la. Se si fa la città dell'assistenza partigiana la votato. Ma io? Ma non c'è neanche l'una è su dell'altra. Immediata eseguibile, sì, buonanotte. Eseguibilità, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario. Mi dispiace, sono una cosa per dire. Punto 4. Allora, questa è la mozione presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, mozione per la partecipazione attiva dei cittadini tramite adesione al portale di segnalazione www.deforumfan.org. La leggete, eh? Allora, prego la mozione perché comunque è esaustiva già in sé. Premesso che la partecipazione dei cittadini alle decisioni prese dall'amministrazione durante il suo mandato è un valore aggiunto di cui non possiamo fare a meno.
La Regione Toscana, con la legge regionale 69-2007 e la legge 46-2013, vuole promuovere la partecipazione dei cittadini. Considerato che per incrementare la partecipazione dei cittadini non sono più sufficienti i canali classici usati fino ad oggi, ma vi è la necessità di utilizzare metodi più moderni per dare la possibilità di interagire costantemente con l'amministrazione comunale ad una platea più ampia possibile. I cittadini messi nella condizione di poter collaborare facilmente con l'amministrazione possono dare un valido contributo nell'acquisizione di elementi utili a definire le priorità di intervento in relazione a piccoli e grandi problemi. Il decoro del nostro comune dipende al contempo dalla responsabilità e civiltà dei cittadini, dall'impegno profuso dalle autorità preposte. Attualmente le segnalazioni riguardanti problematiche di decoro urbano sollevate dai cittadini tramite i vari strumenti a disposizione, da molti di social network, pagine web e non istituzionali, non vengono gestite in modo completamente informatizzato e centralizzato, o comunque confuso. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono sintomo della voglia di attivarsi degli stessi, voglia che potrebbe essere incentivata fornendo strumenti più semplici ed efficaci. Una possibile soluzione per coinvolgere direttamente i cittadini nella vita del comune è quella di mettere a disposizione un canale diretto con l'amministrazione. Esiste il portale www.decorurbano.org, fruibile in modo tutto gratuito sia dall'amministrazione che dai cittadini. Tale portale è nato proprio per rendere la partecipazione e l'interazione tra amministrazione e cittadini semplici e immediate. La piattaforma del portale è caratterizzata da un'estrema semplicità d'uso ed è fruibile sia tramite web che con app dedicate per smartphone e tablet. Il portale permette ai cittadini di inviare le segnalazioni collegate di fotografie direttamente dallo smartphone, ai diversi uffici comunali di accedere direttamente alle segnalazioni di loro pertinenza. Il portale permette di poter segnalare situazioni di degrado riguardanti diverse categorie, come ad esempio rifiuti, vandalismo in Puglia, zone verdi, dissesto stradale, segnaletica, fissione abusiva. Il comune, dopo aver aderito al portale, potrà accedere ad un pannello di controllo riservato, gestire la segnalazione e comunicare lo status in tempo reale. La segnalazione sarà visualizzata come in attesa, in carico o risolta e avrà la sua pagina di applicazione per smartphone personalizzata. Hanno già aderito a www.decorurbano.org oltre 200 comuni, tra cui nelle nostre vicinanze Empoli, Montesperto e Vinci. La piattaforma, oltre ad essere del tutto gratuita, non richiede risorse aggiuntive per la gestione rispetto a quelle già adesso impiegate per l'acquisizione dei dati relativi alle segnalazioni da parte dei cittadini. Si impegnano il sindaco e la giunta ad aderire alla piattaforma di partecipazione online www.decorurbano.org ed a promuoverne l'utilizzo da parte dei cittadini in modo da ottimizzare la gestione delle segnalazioni e creare un canale diretto tra la cittadinanza e l'amministrazione. A impegnarsi affinché dopo 48 ore dalla ricezione la segnalazione effettuata e inviata al portale venga considerata come legalmente protocollata ed abbia quindi lo stesso trattamento legale e regolamentare. Questa è il testo della nostra mozione, che è piuttosto insomma ampia, quindi c'è poco da aggiungere, se non che ribadire l'importanza della partecipazione, che quindi con qualsiasi mezzo sia a parere nostro vale sempre la pena di essere intrapreso, perché un pochino di partecipazione in più è sempre buono, visto il momento anche che stiamo attraversando di disaffezione. E un punto che volevamo sottolineare, la promozione. Qui si parla nell'impegno di promuoverne l'utilizzo. È importante, anche francamente visto le esperienze di altri comuni, sarà importante, se si deciderà di approvarla, la promozione è vincolante. Se non si fa promozione che esiste questo strumento e che è fruibile, tutto potrebbe restare vano. Quindi ecco, diciamo un emendamento a voce, diciamo, chiamiamolo così, volante, però è importantissima, sarà importantissima in caso si voglia adottarla, la promozione di questo strumento. Grazie. Allora,
Il ragionamento fatto su questa mozione è questo. Noi al momento come ente abbiamo diversi canali e possibilità di segnalazione da parte del cittadino. La possibilità di scrivere direttamente al comune le segnalazioni tramite il sito, la possibilità di accedere al gruppo WhatsApp del comune di Certuini, che al momento, per correggere, poi correggeranno se sbaglio, ha la possibilità di essere partecipato da quantomeno dal da 25% della popolazione sulla realtà. Oltre al fatto che questo ente un ente che per dimensioni e vicinanza, diciamo, della popolazione alla possibilità di accesso diretto al comune ha una particolarmente agevolata, non è un comune come magari può essere Roma o una grande città, rispetto al quale capisco che la difficoltà di vicinanza rispetto al dente è, diciamo, resa più difficoltosa fisicamente e anche a livello di mezzi. Quindi per il momento, per come diciamo, c'è risposta da parte dell'ente rispetto all'esigenza del cittadino di poter segnalare, si ritiene, si è ritenuto che al momento sia sufficiente rispetto alla possibilità di segnalare, oltre però citato ovviamente le varie segnalazioni che vengono prese in considerazione anche da parte di Facebook e tutti i canali non ufficiali, diciamo, specifici, specificamente diretti a questa finalità. Oltre a quelli non diretti, sono appunto quelli diretti che segnalavo prima, che al momento non ci danno, visto anche la possibilità, le possibilità organizzative che abbiamo nell'ente, di ritenere che non ci sia in grado di prendere in carico e di dare immediata, per quello che è possibile appunto per l'organizzazione dell'ente, risposte a quelle che sono le esigenze e le segnalazioni. Quindi in questo momento non sentivamo, per come era disposta la possibilità di segnalare all'ente le problematiche, non sentivamo l'esigenza di ulteriormente inserire un'altra piattaforma per questo tipo di finalità. Si era in una situazione che sotto questo punto di vista ci sembrava sufficientemente garantita e coperta, e per questo motivo, solo per questo motivo, ritenevamo di non approvare la mozione, proprio perché a oggi la risposta rispetto a questa esigenza secondo noi c'è. Era solo questo il motivo per cui ritenevamo di votare contro. Se poi una cosa che non ho detto, se poi l'esigenza di rendere maggiormente fruibile a livello informativo questi canali è un'esigenza che si ritiene, però ecco, i canali attualmente sono a disposizione, cioè, secondo voi sono per l'ambito e il livello di territoriale che abbiamo sufficienti, cioè, non mi risulta che sia. No, c'è la segnalazione tramite sito, WhatsApp c'è dentro, si può utilizzare anche WhatsApp per le segnalazioni, sia con fotografia che con WhatsApp. Sia che non lo includiamo Facebook? No, non l'ho incluso infatti nei canali ufficiali, ho detto, oltre ai canali ufficiali che il comune ha a disposizione, e poi tra l'altro l'ULP del comune di Cerveto è talmente prossimo al cittadino, ora capisco che uno deve essere comodamente presente, come tutti, si lavora tutti fuori, capisco che anche per me è più comodo, e lo posso fare, ci sono già gli strumenti per fare, anche non potendo venire fisicamente in comune. Per il momento secondo noi non c'è l'esigenza di ulteriormente, ci sono gli strumenti per poterlo fare. Se poi mi dite, secondo noi l'esigenza è quella di rendere maggiormente informati i cittadini su queste modalità, può darsi e si può fare qualcosa, però ulteriori analisi, per ora, per come sta girando il comune, non mi sembra ce ne sia l'esigenza. Era solo perché non hanno in realtà un impatto economico. No, ma ora nemmeno quelli che si stanno dando. È solamente un'estensione dei servizi. Sì, ho capito. È un'ulteriore estensione in più rispetto a quelli che già ci sono. Poi però, sinceramente, nel merito di come poi deve essere gestita anche da un punto di vista della, diciamo, delle tipo di informazioni che vengono girate e utilizzate dal comune tramite l'app, non so come deve essere gestita. Onestamente questo tecnicamente non lo so, però non entro nel merito di come è la, semplicemente la risposta rispetto a questo era che a oggi mi sembrava sufficientemente
Beh, questo tipo di servizi. Dimensioni vasta, credo che sia anche quasi oggi no, un obbligo, diciamo così, perché non ci sarà mai un contatto diretto al cittadino, cioè più che partecipazione, cioè la partecipazione la penso un po' in maniera diversa, la partecipazione è quando siamo sì a segnalare un guasto, una disfunzione, un problema, la partecipazione per me è anche una discussione, un confronto, cioè la vera partecipazione è diretta, cioè quando ci si guarda si fa un bel confronto, una bella riunione, quella è la vera partecipazione. Poi giustamente si blocca l'illuminazione pubblica in via Vittorio Veneto, attualmente cosa succede? A parte che nel giro di qualche minuto arriva un messaggio a me, all'assessore, al consigliere, all'ufficio tecnico, quindi si fa il 10 e come dire, e questo però non si è fatto nulla, cioè parliamo che l'ho ricevuta. Nelle nostre condizioni di comune componente, che è anche piccolo, capito, anche come struttura, si chiama l'ufficio tecnico e il giorno dopo, se questa cosa è accumulata, tu la devi. Quindi una persona che poi il giorno dopo dice no all'app, la segnalazione è stata accolta, diventa quasi, come dire, quasi macchinoso, perché la cosa è solta. Poi ci mancherebbe, io credo che le segnalazioni dove arrivano, le vediamo arrivare all'URB, quindi per mail o dirette, quindi non importa andare a protocollarle, assolutamente, se ti dicono guarda c'è una macchina ferma, come mi è arrivata una foto stasera, perché c'è una macchina abbandonata nella zona industriale, che ha fatto questa persona? Mi ha mandato una fotografia e io l'ho girata subito al comandante della polizia municipale, cioè nei comuni delle nostre dimensioni non mi ci metto io domani a dirvi all'ultimo guarda alla segnalazione della macchina abbandonata, mi raccomando dirvi che è stata presa in considerazione, perché nella situazione ottimale lo capisco che la cosa va organizzata, strutturata eccetera, però ti garantisco anche che i fiumi di segnalazioni che arrivano ci trovano nella maggior parte dei casi subito attenti a far definire le informazioni e attivarci, ma spesso un'attivazione pronta e non e lì forse si sbaglia anche, no? Perché bisognerebbe comunicare che tutto quello che ci viene segnalato poi è stato sul sito, c'è tra l'altro la casella segnalazioni e suggerimenti, capito? Quindi un modo anche del web che ti dà questa risposta. C'è la parte poi della posta, nel senso la posta al sindaco, la posta ai consiglieri, all'ufficio tecnico, insomma, poi sembra che i nostri operai siano anche chiamati spesso direttamente dalla gente piuttosto che passare dall'ente. Quindi, e poi ti dico la verità, cioè ci sono persone che comunque anche con le app vengono direttamente in comune e secondo me fanno bene, perché essere prossimi ai cittadini vuol dire, nonostante tutto, ascoltarli in maniera diretta. Ci sono tante persone, giovani, meno giovani, che hanno piacere di venire direttamente a dirti il problema e non ci sarà nessuna app che te la ferma questa cosa. Anzi, è giusto spesso spiegargli anche il motivo per cui per una cosa non è possibile intervenire il primo giorno. Cioè, la comunicazione facciale diretta ti fa spiegare anche che a volte non si interviene il giorno dopo perché c'è anche da aspettare determinate cose, cioè, e ti permette una spiegazione. Sulle app non c'è spiegazione, cioè è stata prontamente soddisfatta questa richiesta? Sì, no, perché? E chi glielo va a spiegare? Cioè, si crea secondo me in alcuni casi, però sull'esperienza di questi anni l'unica cosa, cioè mi sembra che la gente ci stia segnalando tanto disfunzioni, il sacco di rifiuto abbandonato, l'unica cosa che non farei, ma questo da cittadino anche poi da amministratore, è non buttarla subito su Facebook questa roba, ecco, in quel caso non si vuole bene al paese, ma si fa una cattiva informazione, perché se io voglio bene al mio paese cosa faccio? Vedo un sacco di rifiuto abbandonato, piglio e chiamo l'ufficio ambiente, oppure cioè
l'immediata segnalazione che io faccio per mandarla su Facebook la faccio a un assessore, a un consigliere, la faccio via email, intanto è veloce, vado sul sito e scrivo, capito? Poi si tratta anche di seguire, quindi la vera partecipazione sarebbe: ho seguito, attendo la risposta e faccio io stesso veicolo di feedback, cioè di informazione agli altri. Quella è la vera partecipazione. Poi segnalare che c'è un tubo rotto, insomma, è segnalazione, non è partecipazione, è un po' diverso, però. Vorrei anche dire Esatto. No, io solo 10 secondi prendo, così non sarò troppo invasivo, però dico questo, che secondo me ci sono anche delle procedure, perché l'idea dell'app onestamente anche a me ha stuzzicato, perché è carina, però le procedure attuali a mio parere non possono essere tolte perché il cittadino c'è la sua app e c'è chi le usa veramente. Aggiungere un'altra fonte di apprendimento di informazioni e di gestione di informazioni, a mio parere, sovraccarica soltanto l'ente, perché se io vedo una buca nella strada e lo dico a lui, poi uno me la segnala con l'app, la stessa cosa la devo gestire in due canali. Tu dici, allora questa è più bella, facciamo questa e togliamo quella attuale, non mi sembra rispettoso chi le usa. Quindi è bello, magari fa anche piacere vedere queste cose, la tecnologia ci porta di fronte, però onestamente il cambiamento a mio parere va fatto quando c'è carenza. In questo caso non mi sembra ci sia carenza di rapporti con i cittadini, ecco, solo per dire questa cosa. Volevo anche dire, allora è tardi, però visto che ne parlavo, siamo anche la perplessità è anche a me, cioè l'abbiamo valutato, perché, cioè, siamo sempre favorevoli, no, se c'è un dialogo con i cittadini va benissimo, però la perplessità è anche che si crei un canale con, cioè, solo su decoro, ecco, c'è già un canale che è WhatsApp, cervello, che è più generico e comprende un po' tanti tipi di segnalazione, si rischia di andare, cioè creare poi confusione anche del cittadino che, diciamo, non sa neanche quale canale usare. Cerchiamo, visto che ad esempio stasera è uscito fuori che Valentini non sapeva dell'evento di ieri, ecco, cioè cerchiamo di capire che funzioni bene quello che abbiamo, cerchiamo di far funzionare bene il nostro canale che c'è già, probabilmente altri comuni l'hanno attivato perché magari non ce l'aveva, non so quali sono le situazioni. Ci sono altri interventi su questo? Solo una risposta a chiosa, francamente sì. Sono un po' stupito, francamente lo devo dire. Anzitutto credo che l'applicazione, non so quanti di voi sono andati a dare un'occhiata, perché la descrizione mi è sembrata in alcuni punti un po' lacunosa. È stato menzionato un sacco di canali, allora già visto che arrivano sparse, questa applicazione al lato comune dà la possibilità di gestire, dà un panel di gestione, quindi sento mettere in paragone le telefonate di Tizio, del Caio, cioè ragazzi, ma non tutti hanno il numero di telefono, no, non tutti dell'assessore, non tutti hanno il numero di telefono, però dell'assessore più mezzi mettiamo a disposizione più ne raccattiamo, quindi se WhatsApp è poi facile avere un numero di telefono là. Oramai se non c'è preso a 1000 iscritti, comunque c'è preso a 10.000 abitanti, quindi cioè, se va a vedere codesto, anche WhatsApp aggiora. Francamente mi sembra un po' un atteggiamento pregiudiziale, ve lo devo dire, perché una applicazione gratuita che comunque porta un plus, perché e se con pochina di pubblicizzazione potesse, che questa applicazione potesse portare
porta segnalazioni in più nell'arco di un mese, di un anno, che c'è da buttare via. Ecco, un altro punto, vedo parecchia sicurezza di essere efficiente, di avere in pugno tutte le... No, ma che... Oh, ma scusa, la parola non peso. Sì. Efficienza di cosa? Io ho detto che le segnalazioni arrivano, non ho detto siamo efficienti a rispondere, cerchiamo di ascoltarci, no? Scusami, perché io non voglio essere tranquillizzata, allora, pazienza. Per favore, finisco. Ma finisci. Allora, mi stai dicendo che non c'è bisogno di un altro mezzo, è segno evidente che sei sicura, che i mezzi che ci sono più che sufficienti, ma questo sta nella logica, mi sembra l'abbia anche lasciamo stare il discorso partecipazione, ma non è l'efficienza di intervento è un altro discorso. Non si sta parlando l'efficienza della possibilità di segnalare, bisogna in carico, siete convinti che ok, quello c'è da segnalare arriva benissimo, bene, quindi allora scelta giusta a bocciare questa mozione, benissimo, vanno avanti. Il nostro rammarico, se proprio devo essere sincera, e che mi porta a essere in comune tutti i giorni per tante ore, è nel non poter soddisfare tutta la roba che ci arriva. Forse quindi tu hai capito proprio all'opposto di quello che volevo dire. Come cosa c'entra? I canali di... Arrivano. Non si sta parlando di una situazione dove noi non siamo a conoscenza dei problemi del paese, allora con l'app veloce, dove tutti si segnala tutto. Scusami, io ti sto dicendo, a parte il fatto che non ho detto che questa cosa è brutta e non si prende... Vediamo, valutiamola, cioè vuol dire nulla toglie che nel tempo si possa attivare anche questo. 5 anni fa non c'era Facebook, non c'era WhatsApp, non c'era il sito, non c'era il coso. Per l'amor di Dio, io ti sto dicendo, per un comune come le nostre dimensioni, dove la gente tutti i giorni è qui, ma non è qui perché non c'ha l'app, è qui perché è giusto che sia qui. Io ribadisco questo, ne sono anche orgogliosa. E ti ribadisco che per me la partecipazione vuol dire ricevere anche un cittadino che viene qui e che ci sta mezz'ora a dire che ha un problema davanti a casa. Il nostro dovere non è impedire che mi venga, è anche ascoltarlo. E io la vedo così, e quindi ci sta la differenza di quello che è la partecipazione. Guarda un po'. Sì, impegniamoci semmai a soddisfarle tutte le domande, e su questo ci si può attivare tutti, maggioranza o opposizione. Non importa stare lì a guardare se si riesce a soddisfare la risposta. Io mi preoccuperei se siamo in grado di soddisfare tutte le domande che ci arrivano. Questo ci deve porre come attenzione da amministratori. Questo ci deve porre. Scusate, però il fraintendimento non... Posso... Valuti. Io non voglio entrare nella polemica, però... Se sembra che... un canale in più rispetto a quelli che ci sono non sia un problema, se non un'opportunità, ma questo è il mio punto di vista, ma lasciamo stare. Però mi premeva mettere in evidenza un aspetto, che è quello che è stato sottolineato. Un conto sono le informazioni, le notizie che il comune ricevisce e poi le capacità di intervento. E questo è un quello più difficile, viste le risorse, visto i canali, non voglio rientrare sulla questione di Giuppe perché ci porterebbe lontano, l'altra sera, perché siamo un comune sottodimensionato, direi poco rispetto agli organici che dovremmo avere, ma se ne parlerà in occasione del bilancio di previsione. Però siccome stasera è stato fatto riferimento alle risposte che si riescono a dare alle sollecitazioni dei cittadini, io vorrei citare una. Di solito quando il cittadino mi viene a chiedere qualcosa, e ce ne sono diverse, mi viene a chiedere, guarda, rivolgetevi direttamente alla struttura, perché i canali politici o comunque amministrativi credo che non meritano, cioè da un certo punto di vista sembrerebbe entrare in questione che esulano da una questione. Ma sono per segnalare, ci vale lui, ci vale la Vigi, ci vale. Una questione, però questa mi premeva perché effettivamente il signor anziano mi sollecitò da questo punto di vista, su via Giusti a Bassa, è stata interrotta da parte di Acque, che è un'azienda partecipata da noi, una fossa lungo la strada. Se l'avessi fatto io a casa mia, probabilmente ci avrei già avuto vigili per 4 volte, a distanza di 1 anno e mezzo dalla segnalazione, la situazione è rimasta inalterata. Quindi io voterò a favore di questo ordine del giorno, anzi,
di questa ossa, però vorrei sollecitare un'attenzione particolare rispetto a certe situazioni, perché da parte di aziende che sono partecipate dal nostro comune e che intervengono in maniera dissennata lungo una strada comunale è stata interrotta una fossa, è un anno e mezzo che è stata segnalata questa cosa, però questo è un aspetto che mi premeva sottolineare stasera, perché le risposte che ci sono rispetto agli interventi che vengono fatti all'interlocuzione del CEF e del cittadino dell'ente, certe volte balzano un po' gli occhi. Mi premeva sottolineare, comunque voterò a favore di questo intervento. Via giusti. Bene, se non ci sono altri interventi, allora sì, Spinelli, vai, scusami. Allora, tanto per precisare come la penso. Allora, fondamentalmente io ho ascoltato tutti gli interventi, fondamentalmente non ne ho sentito, diciamo, uno che sia andato al di fuori delle righe, poi insomma, onestamente il mio giudizio. Fino a un certo punto non è che si aspettava quest'ora per sapere se non ero, però tutti gli interventi, ecco, mi sono sembrati ognuno a modo suo dentro le righe. Allora, per rispondere invece, quindi ho compreso quello che i consiglieri, i colleghi hanno detto. Fondamentalmente quello che penso io, quello che pensiamo noi è questo. Allora, noi siamo nel modo giusto, diciamo, tra virgolette, amanti del web e tutto quello che viene fatto sul web. Quindi fondamentalmente, diciamo, bene le tecnologie, bene le cose che guardano al futuro, però a noi la politica piace farla in tutt'altro modo, se di politica si tratta. Se di segnalazioni si parla, invece, mi sembra che la spiegazione è andata avanti, non sia del tutto sbagliata, anzi, insomma, i canali ci sono, quindi niente da dire. Semmai quello che mi stuzzica è i temi trattati, cioè segnalazione rispetto a rifiuti, vandalismo, zone verdi, dissesto, sono senz'altro argomenti che a noi tutti interessano e su cui puntiamo sempre il dito. Tutte le volte che questi temi vengono oltraggiati, ogni volta che c'è un atto di vandalismo, un rifiuto lasciato, eccetera. Allora a me mi piace dire anche che per quanto riguarda il pensiero della parte politica alla quale appartengo, a noi più va bene anche segnalare, ma più che segnalare a noi ci piacerebbe, o perlomeno l'obiettivo nostro è quello di educare, cioè che la gente non lasciasse rifiuti, che la gente non facesse atti vandalici, che la gente non entrasse nelle case delle persone, che la gente non rubasse, che ci fosse rispetto reciproco, eccetera, eccetera, eccetera. E sono estremamente d'accordo con quello che ha detto prima il sindaco quando ha detto che l'importante sarebbe non tanto anche segnalare, ma sarebbe più che altro, l'ha detto anche Barottini, quello di risolvere. In effetti, vuoi per mancanza di mezzi, vuoi per mancanza di risorse, vuoi per mancanza di personale, eccetera, spesso le problematiche vengono anche denunciate all'ente, che io credo che gli abilitanti denunciano all'ente, l'ente non riesca, questo l'ho detto anche più volte in altri interventi, non riesca a o direttamente o indirettamente tramite altre strutture tipo i vigili urbani, tipo l'unione comune, non riesca a far fronte poi alla soluzione del problema che viene segnalato. Per esempio, i rifiuti che vengono lasciati nelle varie zone periferiche del nostro comune, dicevo qui, le zone di campagna dove ci sono cumuli di rifiuti lasciati da mesi e mesi, che sono state segnalate, che sono state denunciate e che appunto per mancanza di mezzi, per mancanza di personale, per mancanza forse anche di volontà, perché su alcuni di questi cumuli ci sono anche addirittura, è stato gettato insieme agli oggetti, sono state gettate anche delle borse di accompagnamento, delle fatture, quindi anche il discorso che la comandante Maritan ci ripete, che quando c'è una segnalazione va fatta, la segnalazione va poi girata con i vigili che loro devono iniziare, perché sono loro i deposti, i colori indicati
per l'indagine, eccetera. A me, in quei casi lì, mi sembra, quando non si va a vedere la bolla, non si va a vedere la fattura, aria non porta via i rifiuti, mi sembra che ci sia, non dico proprio la volontà, non voglio essere cattivo, voglio essere critico fino a questo punto, però insomma ci sono tante cose da fare. Fatto sta che a volte per mancanza di risorse, mancanza di personale, ma succede anche che le soluzioni non è che non si trovano, non si attuano. Allora, come diceva appunto la Sita, io sono d'accordo con lei, sarebbe più importante, più che segnalare, ovviare al problema che viene segnalato, cioè porre rimedio al problema segnalato. Quindi, detto questo, io spero di essere stato chiaro. Fondamentalmente non sono contrario a una mozione del genere, perché comunque, ripeto, tocca dei temi particolarmente sensibili e che ci stanno particolarmente a cuore. Però, con i presupposti che ho detto fino a questo momento, un canale in più o un canale in meno di segnalazione, come diceva Rosini, ben venga un canale in più, siamo d'accordo, però il segnalare è quello che è, diciamo, il punto di partenza. Poi spesso a quel punto di partenza ci si ferma, si rimane lì fermi, no? Con il primo passo, con le gambe invariate, avendo fatto il primo passo, avendo segnalato. Quello che poi non si riesce a fare è quello di, come ho detto prima, di ovviare al problema. Quindi si rischia di accendere una polemica, di accendere una discussione su una cosa, e mi viene da dire, per concludere il mio intervento, che una cosa come questa è apprezzabile, un canale in più sarebbe apprezzabile, ma che credo che sia la cura per un malato di cancro, gli si dà un brodino, un bollo. Non vorrei sminuire quello che è l'importanza della mozione, era solo per dire che soltanto aggiungendo un canale di informazione, se poi non si risolve tutto il resto, cioè si può stare qui anche fino a mezzanotte a litigare, dire cosa è giusto e cosa è giusto, ma se poi non viene tutto il resto, potrei soltanto segnalare, non serve a poco, tutto qua. Grazie. Bene, diamo votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? È contrario. Punto numero 5. Variazioni esterne al bilancio di previsione al DUP 2018-2020 con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017. Come sapete, il 30 novembre è il termine ultimo per le variazioni, quindi sono state elencate alcune variazioni e applicazioni dell'avanzo e alcune voci in entrata, per esempio 1.150 euro dal progetto Identità Toscana, che è un finanziamento regionale al quale avevamo partecipato qualche mese fa, alcune variazioni di capitoli, alcune spese in più su alcuni consumi idrici o di riscaldamento, maggiori interventi per esempio legati all'handicap, 10.000 euro, e circa 15.000 euro di maggiori spese per interventi dei servizi sociosanitari e sociali. Su questo spendo una parola, perché a fine anno fare una valutazione secca sulle variazioni legate al sociale credo sia importante, perché comunque noi già in bilancio abbiamo un impegno considerevole per i servizi sociali, che sono in gran parte delegati, trasferiti ora come funzione, ma sono continuamente monitorati attraverso poi chi porta avanti quei servizi. Quindi una spesa maggiore per interventi sociali e una spesa maggiore per interventi legati all'handicap credo che sia un investimento per una pubblica amministrazione, non vanno letti solo come spesa o come appunto un recuperare risorse in fondo all'anno. Perché per esempio la voce del sostegno scolastico, cioè dell'assistenza che via via andiamo a erogare in accompagnamento a quello che è il progetto del sostegno che invece viene portato avanti dalla scuola, sia una cosa importante sulla quale anche rivendicare un grosso impegno di questa amministrazione. Queste sono le cose che magari noi comunichiamo meno nell'era della tecnologia e della comunicazione, anche per rispetto e anche per
un senso anche di dignità e di rispetto appunto nel, nei confronti di questa sfera. Però è importante dirselo in questa sede, perché poi questi interventi hanno dei finanziamenti accanto che ricadono sui nostri bilanci, quindi andare a recuperare le risorse per aumentare quella che è la capacità di tutti di aumento, di relazione, di comunicazione, di formazione, di educazione, soprattutto a scuola, per tutti i nostri studenti, credo che sia una cosa che ci debba anche rendere orgogliosi, consapevoli che ovviamente non possiamo soddisfare purtroppo tutte le esigenze, ma almeno le esigenze riguardo l'educazione dei nostri alunni, io credo che questo sia importante rivendicarne come impegno. Noi seguiamo tutti i nostri ragazzi da quando nascono praticamente a tutto l'iter scolastico, in alcuni casi arrivano anche all'università, e questo è un bene, non va letta come spesa, va letta come investimento sulla persona, e credo che insomma di questo si debba essere anche orgogliosi, perché l'amministrazione tutte le volte che c'è da rispondere anche a una semplice esigenza in più, dove purtroppo c'è un dato reale, oggettivo, che c'è un'esigenza in crescita, a questa esigenza in crescita unirci anche un impegno, un investimento, credo che sia una cosa importante. Poi insomma queste sono le ultime variazioni, e questo vuol dire che questa cosa ci dovrà impegnare anche negli anni seguenti, perché se c'è un dato in crescita ovviamente poi va mantenuta questa cosa anche nei prossimi anni. Ci sono interventi su questo? Ma ci sia lo stesso numero di interventi rispetto ai cosi, ai punti precedenti. Spinelli, va. Una sollecitazione sulla, sulla tua conclusione, che allora sì, nei prossimi anni dovrò mantenere in crescita questi numeri. Li dovrò mantenere in crescita nei prossimi anni. Che se è giusto che vengano mantenuti in crescita, li dovrò mantenere in crescita, no, una battuta. No, no, essendo riferito, essendo sicuramente quando si parla di scuola e questi argomenti sono sempre cose importanti. La mia è una dichiarazione di voto. Però essendo riferito al bilancio al quale abbiamo sempre votato contro, quindi anche in questo caso voterò contro. Però ecco, volevo sottolineare la mia sensibilità verso certi argomenti, e quando l'amministrazione rivolge l'attenzione a certi argomenti è sempre una cosa positiva. Ecco. Grazie. Altri interventi? Beh, allora si va a votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Vediamo l'eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Uguale. Buon appetito. Oh. Aspetta, grazie.